Dal Vangelo di Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. «Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Sorelle e fratelli carissimi, ognuno di noi ha la sua agenda, cartacea o elettronica. In essa appuntiamo i nostri impegni, segniamo i nostri appuntamenti, tutto ciò che riguarda la nostra giornata, la nostra settimana, il nostro mese, il nostro anno finisce sull'agenda. Ma ognuno di noi, oltre ad avere un'agenda, ha un progetto di vita, ha un disegno che vuole realizzare nella sua esistenza. E il progetto che ciascuno di noi ha non può prescindere dalla felicità, non può prescindere dalla piena realizzazione personale. Per qualcuno la realizzazione, la felicità sarà nel seguire la vocazione alla vita sacerdotale o religiosa, per qualcun altro sarà seguire la sua vocazione a formare una famiglia, ad entrare nel matrimonio, ad avere uno sposo e una sposa, ad avere dei figli. Per qualcun altro sarà realizzarsi in modo importante nell'ambito lavorativo. Per qualcun altro sarà tenere insieme tutti questi aspetti. Comunque, ognuno di noi ha un progetto, ognuno di noi ha un disegno. Però ognuno di noi fa un'esperienza, sia nel piccolo, nella quotidianità spicciola, sia nelle cose più importanti e più grandi. Ognuno di noi fa esperienza che non sempre il cosiddetto piano A, il progetto iniziale, riesce a concretizzarsi. Ognuno di noi ha l'esperienza di aver dovuto pensare un piano B, un piano C, un piano D, a volte per gli impegni della giornata, a volte per quelli della settimana, a volte anche per il progetto dell'intera vita. Ci sono delle situazioni che ci capitano, come si dice, fra capo e collo, all'improvviso, che ci costringono a modificare la nostra agenda, che ci costringono a modificare il nostro progetto. Maria e Giuseppe avevano anch'essi la loro agenda, avevano anch'essi il loro progetto. Maria ci viene presentata dal Vangelo di Luca come la promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. Il progetto di Maria si chiamava Giuseppe. Come ogni ragazza del suo tempo, sognava di essere prima sposa e poi madre, e aveva trovato nell'amore di questo giovane sposo del suo stesso paese il modo per concretizzare il suo disegno d'amore, il suo progetto di vita. E anche Giuseppe aveva il suo progetto, come abbiamo ascoltato dalla pagina del Vangelo di Matteo appena proclamata. E il progetto di Maria, di Giuseppe, si chiamava Maria.
Era Maria la donna di cui si era innamorato. Era Maria la donna con cui voleva stare l'intera vita. Era Maria la donna con cui voleva formare la coppia. Era Maria la donna che aveva pensato come madre dei suoi figli. Era insomma il matrimonio, il progetto di vita, il progetto di gioia, il progetto di felicità, il progetto di realizzazione che Maria e Giuseppe avevano pensato per sé. Erano già nel tempo del matrimonio, avevano vissuto il primo momento, erano nell'anno che passava fra il primo momento e il secondo momento che il matrimonio ebraico prevedeva. E in questo tempo ecco accadere l'imprevedibile, ecco accadere qualcosa che né Maria né Giuseppe avevano potuto pensare, avevano potuto programmare. Ecco accadere qualcosa che non era scritto nelle loro agende. Un angelo, come abbiamo ascoltato il giorno dell'Immacolata, va da Maria e le dice: «Il Signore ti ha scelto perché tu possa essere la madre di suo figlio che diventerà uomo». Maria non mette in discussione il progetto di Dio, chiede soltanto come questo progetto si potrà realizzare, visto che lei è ancora vergine, visto che lei non conosce uomo. L'angelo la rassicura, le dice di non temere e le rivela il modo in cui questo accadrà. La potenza dell'Altissimo ti coprirà, sarai sotto l'ombra dell'Onnipotente, attraverso lo Spirito Santo tu concepirai e darai alla luce un figlio che si chiamerà Gesù. Maria riceve questo annuncio e dice all'angelo: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la sua parola». E penso che immediatamente dopo sia corsa da Giuseppe a rivelargli questo accaduto, a rivelargli questa cosa straordinaria che avrebbe sconvolto il loro progetto di vita matrimoniale e familiare. Giuseppe non era soltanto un semplice credente, lo abbiamo ascoltato nel Vangelo, era un uomo giusto, uno che osservava la legge fino in fondo, coerente con i suoi principi e con i valori della fede stessa. Sente da Maria il racconto, sicuramente rimane sconvolto, ma non sospetta di Maria, rispetta Maria e allora comincia a pensare fra sé come poter risolvere il problema che si era creato, come poter superare la difficoltà proposta e a un certo punto prende una decisione: la ripudierò in segreto. Forse questa traduzione non è la migliore. Probabilmente era meglio tradurre «la lascerò libera». Se il Signore l'ha scelta per realizzare il suo progetto d'amore e di vita per tutta l'umanità, chi sono io per impedire a Dio di realizzare il suo progetto? Avevo pensato Maria in esclusiva per me e per i nostri figli, ma se Dio la vuole, io gliela lascio. Del resto, dal punto di vista giuridico, in quel tempo l'uomo non doveva dare molte spiegazioni se rimandava una donna, bastava semplicemente che si fosse stufato. E allora Giuseppe vuole impedire che Maria sia additata dal pubblico, vuole impedire che Maria debba affrontare, diremmo noi oggi, le telecamere e i pettegolezzi di tutta la società. Perciò decide di rimandarla in segreto. Ma proprio mentre stava riposando, dopo aver preso questa decisione, riceve anche lui, in sogno, un angelo del Signore che gli dice: «Giuseppe, non temere di prendere come sposa Maria, perché quello che nasce in lei è opera dello Spirito Santo, viene da Dio».
E quando Giuseppe si sveglia, lo abbiamo ascoltato, fece come gli aveva indicato l'angelo. È bello quello che accade a questa giovane coppia, perché ci insegna che Dio non va contro i progetti umani, ma si inserisce all'interno dei progetti umani, si inserisce nelle nostre vite e le completa, le perfeziona, le porta a un livello superiore. Dio vuole salvare il mondo mediante l'uomo, non nonostante l'uomo. E la grande bellezza di questa pagina è che Dio trova due cuori, due menti disponibili ad accogliere la sua proposta d'amore e di vita, due persone pronte a dire il loro sì e a darsi pienamente al Signore perché il suo progetto si possa realizzare. Il figlio che nascerà da questa coppia avrà come nome Gesù e il nome glielo imporrà Giuseppe. È come se Dio gli avesse detto: Giuseppe, ti prego, fa da padre per mio figlio sulla terra. Sei tu che lo dovrai educare, sei tu che gli darai il nome. Ma che cosa significa Gesù? Significa Dio salva. E la salvezza credo che ognuno di noi la aspetti, la salvezza credo che ognuno di noi la cerchi, soltanto che ognuno di noi cerca il suo Salvatore, ognuno di noi pensa a cose diverse quando immagina la salvezza. La pagina del Vangelo ci dice che il Signore Gesù è venuto a salvarci dai peccati. In ebraico, peccato significa fallire il bersaglio. Gesù ci salva dal fallimento della nostra vita, dal mancato raggiungimento della nostra gioia, della nostra felicità, della realizzazione stessa della nostra esistenza. Se noi pensiamo che il potere possa essere il bersaglio della nostra vita, Gesù è venuto a salvarci da questo. Se noi pensiamo che l'avere o il piacere possano essere i bersagli della nostra esistenza, Gesù è venuto a salvarci da questo, a ricordarci che né il potere, né l'avere, né il piacere possono essere l'obiettivo ultimo della nostra esistenza, che dovrà essere invece l'amore, perché pieno compimento della legge è l'amore. Questo è venuto a portare Gesù e di questo si fanno garanti e strumenti Giuseppe e Maria. Ho fra le mie mani una statuetta che rappresenta San Giuseppe mentre dorme, proprio perché questo è l'episodio del Vangelo. Ma Giuseppe forse ha ricevuto la rivelazione di Dio nel sogno, mentre dormiva, ma poi lo ha realizzato ben sveglio, in ogni giorno della sua esistenza, in ogni momento della sua vita. E così dobbiamo fare anche noi, potendo contare sulla realizzazione della profezia di Isaia. La Vergine concepirà, darà alla luce un figlio che sarà chiamato Emanuele, Dio con noi. Per raggiungere l'obiettivo non siamo da soli, abbiamo con noi la presenza di Dio, abbiamo con noi il Dio che ci accompagna ogni giorno della nostra esistenza, in ogni momento, rispettando la nostra intelligenza, rispettando le nostre decisioni, rispettando gli affetti del nostro cuore, cercando di inserirsi, come ha fatto nella vita di Giuseppe e di Maria, perché anche noi, come loro, potessimo chiudere, possiamo chiudere il cerchio di un progetto che non è più soltanto di Dio, che non è più soltanto nostro, ma che è di Dio e nostro contemporaneamente.
fratelli e sorelle, questa ultima domenica di Avvento che noi viviamo con questa registrazione della Buona Novella dalla chiesa dedicata a San Giuseppe nella città di Ortona, vuole aprirci gli occhi proprio su questo. Ci vuole aprire gli occhi anche su questi ultimi giorni di preparazione al Santo Natale. Accettiamo la salvezza che viene da Gesù, accettiamo la compagnia di Gesù, accettiamo che Gesù ci permetta di raggiungere il traguardo della nostra vita e accettiamo di essere guidati da Lui verso la gioia piena, verso la gioia definitiva, verso la gioia integrale della nostra esistenza. Così sarà davvero Natale nei nostri cuori, come lo fu nel cuore e nella casa di Giuseppe e Maria.